Aia Realini, terza classificata al Mamma e Papà Guerciotti. Intanto raccontaci questa corsa con questo clima decisamente da Nord Europa. Beh sì, diciamo che questo è il clima tipico ciclocrossistico, diciamo, e con pioggia, freddo, però come gara è stata una bellissima gara e non sono, diciamo, riuscita a partire nel migliore dei modi, quindi mi sono ritrovata un po' nelle retrovie, però poi sono riuscita a recuperare bene e a conquistare il terzo gradino del podio. Cosa ti aspetti da questa stagione di ciclocross, anche in virtù di quello che hai fatto vedere quest'anno su strada? Beh, sinceramente non lo so, io vivo alla giornata, allenamento dopo allenamento, e spero nel meglio e mi impegnerò per questo. Quest'anno su strada hai disputato un ottimo Giro d'Italia, poi c'era bel tempo agli europei di Trento, sì. Tutt'altro clima rispetto ad oggi. Cosa ti è rimasto di questa annata e anche di questa prova anche agli europei, dove insomma dietro la vittoria della Zanardi c'è anche tanto del tuo lavoro? Beh sì, sicuramente la stagione su strada, diciamo, è stata, diciamo, stupenda e piena di successi, però sicuramente bisogna fare sempre meglio e migliorarsi stagione dopo stagione. Hai rinnovato con il tuo team, sì. Cosa ti aspetti, cosa ti hanno chiesto anche no, per l'anno prossimo? No, assolutamente, diciamo, hanno chiesto nulla, sicuramente, diciamo, io chiedo a me stessa, diciamo, di fare il meglio e anche in questa stagione, diciamo, di porsi al meglio in tutte le gare e riuscire a fare il massimo. Ci vuoi dire un obiettivo però che hai, non tanto segreto, magari per l'anno prossimo, o strada o ciclocross, dici? Sinceramente non ho obiettivi così lunghi e grandi, perché come ripeto vivo alla giornata e con passi piccoli però di miglioramento sempre. Perfetto, bocca al lupo. Grazie. Grazie Gaia.